italiani hanno tanta storia che se la dimenticano, con un'eleganza di nobili cui dispiace ripetere in pubblico i propri titoli e le sonanti gesta degli avi. E poi la guerra, come dice il popolo, se non si vede, non si crede. Ma la resistenza dei veneziani veniva da molti altri motivi logici e sentimentali. Prima di tutto, quella convinzione della regale immunità di Venezia. Non è essa come un tempio, senza forza d'offesa o di difesa se non morale? I nemici potevano provarsi a conquistarla, ma perché dovevano provarsi a distruggerla? Ma la guerra si è in due a farla e i nostri sentimenti contano poco. I conti s'ha da farli col nemico. Ora la guerra fu dichiarata la sera del 23 maggio 1915. La mattina del 24 alle 5, due idrovolanti nemici apparvero sulla città che tutta rosea si liberava appena dagli azzurri veli della notte e le lanciarono 4 bombe. Certo, quel che si poteva fare non era molto, o almeno non assicurava contro tutti i pericoli. Ma le armi di difesa sono tutte così. Si sa che un parapetto di trincea, un casco di acciaio, una corazza, uno scudo non garantiscono il soldato da tutti i colpi. Pure i soldati si difendono con trincee, con caschi, con corazze, con scudi. Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, una bomba cadde sulla chiesa degli Scalzi e distrusse tutta la volta dipinta dal Tiepolo. Quasi 250 metri quadrati di pittura del più luminoso, immaginoso, lieto, delicato, illustre pittore del nostro Settecento furono annientati da quell'offesa nemica.